se vendessi candele, il sole non tramonterebbe mai. A quanto pare invece oggi col meteo abbiamo avuto fortuna. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e, come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Uno da tenere d'occhio sarà Payet. Il ruolo di interpreta meglio è quello di trequartista ed è un mago del dribbling. Ogni volta che la sua squadra attacca, riesce sempre a mettersi nelle migliori condizioni per ricevere palle e andare a rete. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. Eccoci, si comincia. Milik. Milik. Il pallone che termina largo non di molto. Questo è un gran bel tiro. Credo che il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Calabria. Rebic. Ecco, miracolo di Mandanda. Che parata! Certo, non un intervento di Rubini. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Recupera un buon pallone, manco fosse un difensore. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. L'Olympique Marsiglia ha un'impostazione di gioco ben precisa che cerca di sfruttare al massimo le fasce laterali. Eh sì, in effetti tentano spesso di sfondare sugli esterni. Esatto, hai ragione, e cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per disunire la difesa avversaria e per creare pericoli partendo dalle fasce con i cross. Prova a verticalizzare. Allarga il gioco con palloni a sinistra. E passa! Cross verso il tocco con la testa! La palla supera la linea di porta! Rubata palla, gli avversari sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Cerca di contrastare la pressione dell'avversario. Rebic cerca un compagno. Possibilità, può concludere. E sì, trova la rete. Sembrano avere il totale controllo della gara. Ha finalizzato alla perfezione questo uno contro uno. Niente da fare per l'estremo difensore. Poteva solo sperare che non mantenesse la calma. Gol di vantaggio e partita in discesa. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Calabria.
cerca il compagno libero, cerca il compagno in area. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Squadra a riposo, opinioni sulla gara fin qui? Finora sono due lampi in rapida successione a decidere il match. Gli avversari erano ancora frastornati dal primo gol quando è arrivato il secondo a metterli in ginocchio. 2-0, un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Cerca l'uomo là davanti, ci prova! La sua conclusione manca lo specchio della porta. A quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Cerca spazio per affondare. Payet. I due giocatori fanno sportellate. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Rebic. Pericolo. Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Hernandez ha un grande senso del gol. Ha visto un'opportunità e ci ha provato senza esitazione. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Prova la giocata di fine. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Scodella in avanti. Il Milan ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi troppo. La qualificazione sembra al sicuro. Tentativo di allungare il gioco. L'Olimpico Messiglia si riappropria del pallone e può reimpostare il gioco. Rebic. Milano prende subito il possesso della sfera. La gioca all'indietro. Ottimo passaggio, prova la conclusione. E c'è ancora un gol. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Davanti alla porta, tutto solo, non poteva sbagliare. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Si riparte dal 3-0. Rebic. Pallone lungo indirizzato verso la fascia. Conclusione. E il portiere con una splendida parata. Sceglie di battere corto. Cross sul secondo palo. C'è il colpo di testa. La mette in rete. C'è una sola squadra in campo. Atteggiamento, personalità, forza, condizione fisica e mentale stanno dominando.
Un cross perfetto, non poteva sbagliare, c'era scritto basta spingere. Questo è un colpo di testa da manuale, la coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. L'arbitro dice che può bastare. Gara veramente a senso unico allora.